Eccoci di nuovo insieme, bentornati al Fare Banca. Anche in questa puntata torniamo a parlare dei servizi assicurativi della banca con particolare riferimento ai prodotti di tutela. Lo facciamo ovviamente con il direttore generale di Banca Tercas, Dario Pilla, che ritroviamo sempre con grande piacere. Oggi ritroviamo anche Piero Lattanzi, responsabile della gestione clienti di Banca Tercas. Buonasera. Buonasera, ben ritrovato anche a lei. Dove eravamo rimasti, direttore? Eravamo rimasti a parlare di prodotti assicurativi, focalizzandoci soprattutto su prodotti di investimento. Oggi invece spaziamo su altre logiche, che sono quelle della tutela. Tutela vuol dire tutto e vuol dire niente. Tutela significa garantire la presenza della banca a copertura di eventuali rischi, che possono essere di varia natura. L'argomento è semplice, semplice in quanto ormai è di comune conoscenza. Però ci sono degli aspetti che a volte è giusto sapere, aspetti contrattuali, aspetti di copertura, aspetti di regole che ci sono sottostanti a questi prodotti. E tenuto conto che, come dicevo prima, questa sera mi sento molto indisciplinato, dice non è che sento la primavera in anticipo perché manca ancora l'inverno, direi, e la giornata è stata molto gravosa in termini di comunicazione oggi, lascerei la parola a Piero che ci racconta una gamma, ci illustra la gamma di questi prodotti, magari soffermandosi su qualcuno di questi che potrebbe essere di maggiore attenzione. Sto pensando alla credit protection, sto pensando ormai a quello che è la diffusione dell'assicurazione auto, sto pensando all'assicurazione vita, insomma tutti quegli eventi che uno vorrebbe che non si verificassero mai, soprattutto sull'assicurazione vita, per quanto ovvio, che però vale la pena di proteggere in una maniera intelligente, con dei prodotti intelligenti, adeguati. Sì, certo, perché lì diciamo che il punto iniziale da cui partire è un po' un paradosso dell'assicurazione, cioè noi di fatto ci investiamo, paghiamo dei premi, paghiamo delle somme per un evento che speriamo non accada mai, perché poi di fatto di questo si tratta. Ed è un po' il motivo per cui diciamo in Italia mediamente siamo molto sottoassicurati rispetto alla media europea, insomma. Beh, come gli inglesi portano sempre l'ombrello, prevedendo eventualmente la pioggia, noi dobbiamo cominciare a prevedere quantomeno di cautelarci di fronte ad alcuni eventi. Ma, non ci, ma non ci crediamo nelle assicurazioni? Beh no, ci manca la consapevolezza che possano succedere alcuni eventi. A volte siamo troppo scaramantici. Esatto, forse per cui cerchiamo di proteggerci attraverso... chiaramente non in maniera diffusa l'utilizzo di cornetti o di altri manicoli, però attraverso il fatto che la probabilità è molto elevata che non avvenga questo evento, per cui speriamo che non avvenga. Il melanconico speriamo, e invece dobbiamo sostituirlo con un qualcosa che sia oggettivamente protettivo. Certo, ma tra l'altro la cosa che emerge spesso parlando con le persone è proprio che diciamo, a fronte di eventi che chiaramente potrebbero anche verificarsi, si tende a trattenere una somma di denaro a disposizione, i famosi imprevisti, no? Dice tengo diciamo, magari una somma anche importante a disposizione per qualsiasi evenienza. In realtà spesso accade che quella somma in particolare non è sufficiente a risolvere quel problema che potrebbe verificarsi. Cioè, molto banalmente, spesso diciamo, la gran parte delle persone fa fatica a entrare nell'ordine di idee di appunto di dover pagare un premio per tutelare il proprio nucleo familiare da un eventuale evento. Proviamo a parlare della famiglia dei prodotti? Sì, quali sì, esatto. Sono gli eventi assicurabili e con quali prodotti eventualmente? Esatto, in particolare diciamo ci sono una serie di prodotti che servono per proprio diciamo, proteggere la vita della persona, legati alla vita della persona. In particolare sono una polizza che si chiama temporanea caso morte, che è un pochino la polizza basilare da questo punto di vista, ed è una polizza che molto semplicemente, a fronte del pagamento annuale di un premio, quindi di una somma, in premio caso, che viene calcolato su che cosa? Premio che viene calcolato sulla base del sesso e dell'età della persona che si assicura. Ma discriminiamo, facciamo delle discriminazioni? No, non discriminiamo, però statisticamente diciamo la vita media? Il gentil sesso ha una vita media più lunga rispetto agli uomini, quindi di fatto la polizza costa di più, in effetti. Per cui questa tutela
Questa tutela, diciamo che ecco, a fronte di un evento che è quello del decesso, viene pagata ai beneficiari indicati diciamo, dalla persona che ha stipulato la polizza un certo importo, un capitale. Per cui garantisce una stabilità, diciamo, di patrimonio agli eredi. Esatto. Di fronte magari al venire meno di quella che è la fonte di reddito della famiglia, garantisce un futuro. Noi dobbiamo tenere conto di questo, della logica della continuità del mantenimento del tenore reddituale. Questa è la cosa importante che dobbiamo calcolare. Esatto, e quindi chiaramente diciamo l'importo che viene pagato è tanto più basso quanto minore è l'età di chi la stipula. Quindi anche qui andrebbe in effetti stipulata per essere conveniente cioè prima possibile, insomma. E quindi cosa sono anche le polizze che si chiamano collettive sul caso morte, qualcosa del genere? Beh, le collettive sul caso morte sono delle polizze che funzionano esattamente nello stesso modo, ma vengono stipulate spesso, per esempio, dal datore di lavoro, che poi le diciamo regala, tra virgolette, o le pone come benefit a favore dei propri dipendenti. Quindi in quel caso non è diciamo la singola persona, ma è la collettività, per cui il rischio viene ripartito in una platea più ampia. Esatto, in genere sono meno costose. Altri eventi che si possono assicurare? Altri eventi che si possono assicurare, sempre legati alla persona, sono, diciamo, molto banalmente gli infortuni. Quindi anche qui diciamo sono polizze che quindi a fronte di un infortunio garantiscono in qualche modo il mantenimento del reddito percepito dalla persona anche nel momento in cui quella persona non può esercitare, per esempio, il proprio lavoro. Sono polizze che tendenzialmente sono ideali per diciamo, i liberi professionisti più che per i dipendenti, che in genere comunque sono coperti da altre forme di copertura collettive, insomma, legate. Beh, un medico che deve operare deve assicurarsi le mani, probabilmente. Esatto, e lì entriamo in realtà in un diciamo, ecco, in polizze sicuramente già molto più specifiche che riguardano un pochino l'ambito professionale. Proprio parlando di professionisti, una polizza che tra l'altro diciamo diverrà molto più attuale nei prossimi mesi sarà proprio quella della diciamo tutela dal rischio professionale. Quindi coprirà il professionista che eventualmente la stipula da danni che potrà provocare a terzi all'interno della propria nell'esercizio della propria attività. E se è una casa, cosa posso assicurare? Allora, se è una casa, posso assicurare... Magari una casa con un bel mutuone sopra. Ecco, se c'è una casa con un bel mutuone sopra, che magari ha fatto con noi, può sicuramente assicurare intanto diciamo la possibilità che, nel caso si verifichino alcuni eventi che poi vedremo, il mutuo venga estinto, perché poi di fatto il primo problema è proprio quello, venendo a mancare... Il pagamento del debito, anche perché, ripeto, venendo a mancare il reddito che quella persona normalmente guadagna, che è il presupposto su cui è stato fatto l'acquisto della casa e è stato contratto il mutuo, viene a mancare proprio la possibilità di rimborsarlo. Ecco, chiedo scusa, non dimentichiamoci una cosa, che il mercato mutuo italiano è stato un mercato lungimirante, cioè non ha effettuato finanziamenti esclusivamente basandosi sul valore degli immobili, che sino a alcuni anni fa continuavano a crescere. Era un investimento diciamo che proteggeva l'effetto inflazione, ma ha dato i mutui sulla base della capacità del rimborso del contraente, per cui valutando quanto, che pezzo del proprio reddito potesse essere destinato a soddisfare la rata. Per cui il venire meno a questo punto dell'aspetto reddituale per incidenti che possono essere rappresentati da problemi dell'impresa in cui si lavora, della ditta in cui si lavora, stato di mobilità, perdita del lavoro, fa sì che se una volta c'è una sorta di tutela dettata dalla rivalutazione dell'immobile, per cui l'effetto mercato quasi mi permetteva, vendevo la casa e non mi trovavo più il debito. Oggi potrebbe succedere in una situazione effettivamente diversa, cioè il valore pagato alcuni anni fa non è più di mercato, visto tendenzialmente, ovvero c'è una super offerta sul mercato e la casa non può essere venduta. Per cui il fatto di aver provveduto per tempo ad assicurare anche l'evento, appunto, della mancata capacità di rimborso del mutuo è stata una cosa intelligente, molto intelligente, e lo è ancora di più in un momento come questo. Insomma, per usufruire di questi servizi uno deve sempre pensare al peggio.
per avvicinarsi a questo bisogna essere prodotti di tutela. Bisogna essere, allora, pensare di assicurare la fatalità della caduta di un meteorite, vabbè, insomma, i Maya dicevano 12-12-2012, forse qualcuno assicurerà, i Lloyd di Londra assicureranno anche il secondo mondo. Secondo lei nel mondo qualcuno non ci ha provato a fare un'assicurazione di questo tipo? Sto pensando ai Lloyd di Londra che assicurano tutto. Però, per cui essere l'estremo, no, in termini di prudenza, perché altrimenti uno si sta in casa, si nasconde, poi biologicamente siamo delle bombe d'orologeria, potrebbe scoppiare qualsiasi cosa in un meccanismo perfetto come quello del corpo. Però indipendentemente da quello ci sono alcuni eventi che è giusto misurare in termini non di cautela ma in termini di visione strategica. Potrebbe succedere, statisticamente ti può succedere, se te lo puoi permettere assicuratelo. Assicurano. In generale. E quante assicurazioni di questo tipo la vostra banca stipula? Beh, diciamo, queste soprattutto nell'ultimo periodo se ne stipulano veramente tante, perché poi parliamo di mutui a prestiti in generale, sì, cioè certo. Il credito al consumo, sì, ecco. Perché poi di fatto quello che accade di solito è che quando effettivamente il bisogno effettivamente viene fuori, emerge o perché è stimolato da chi fa l'offerta, oppure perché cominciano a verificarsi quel tipo di avvenimenti per cui a tutti viene in mente che forse è utile proteggersi. È il caso appunto all'interno della credit protection di cui parlavamo prima, la cosa che attualmente è più sensibile è la perdita del posto di lavoro. Quindi diciamo i lavoratori dipendenti, i privati, cominciano a sentire forte il bisogno di tutelarsi proprio dalla perdita del posto di lavoro. Ma, fra l'altro chiedo scusa, ma questo tipo di copertura sta diventando attuale anche per gli imprenditori, ovvero il debito di un'azienda molte volte significa che cosa? Significa una seria ipoteca verso il futuro dell'azienda stessa, il venire meno per incidenti, diciamo che possono essere mortali o soltanto che limitino temporalmente l'attività dell'imprenditore, potrebbe influenzare negativamente sulla storia dell'azienda e sulla dinamica aziendale, per cui l'apporto forte manageriale dell'imprenditore, se non c'è, ti può creare problemi nell'azienda. Noi, cioè ormai il sistema, offre delle polizze che non garantiscono soltanto i privati, per cui il lavoratore dipendente, ma garantiscono anche gli imprenditori, per cui qualora dovesse succedere qualcosa, il debito residuale che potrebbe andare a chi poi spetta come eredità l'acquisizione della gestione aziendale, permette appunto di rendere meno gravosa l'opera di ripianamento di quella che è l'attività debitoria. Vogliamo provare a leggere i primi messaggi che sono arrivati? Lo stavo proponendo io, perché ho visto che l'ora si sta incalzando come al solito. È l'ora sua. È impietosa. Noi abbiamo riscontrato un grande interesse da parte dei nostri telespettatori proprio verso i servizi assicurativi in genere offerti dalla banca. Stasera stiamo analizzando un aspetto particolare. Esatto, fatto salvo una cosa, che noi la prossima puntata proveremo a concludere la trilogia, non di Guerre Stellari, ma del mondo della banca assicurazione, sì, con qualcosa di molto tecnico rappresentato dai fondi pensioni. Qualora mai non riuscissimo a soddisfare ancora domande, perché ci sono ancora tante cose da dire, mi rendo conto delle polizze di tutela, se del caso andiamo avanti ancora un'altra puntata. Sì, ma poi la gente ci allunghiamo. È curiosa, vuole sapere un po' di tutto, anche perché molti, grazie a questa trasmissione, hanno scoperto che anche le banche hanno un'anima. Anche le banche assicurano. Allora andiamo a vedere cosa ci chiedono i telespettatori. Posso assicurare, come farebbe un medico o un cassiere di una banca, il mio lavoro di amministratore qualora dovessi commettere un errore? Qui torniamo anche al discorso che faceva lei prima, il medico magari si assicura, quello però per quanto riguarda la tutela. Nì, sto pensando a un avvocato stipula queste polizze, sì, che permettono di garantire gli eventuali errori in termini di responsabilità civile. Sì, in realtà sono responsabilità civili verso terzi, quindi sono responsabilità nei confronti del cliente per errori che vengono fatti nel proprio operato. L'amministratore è una figura un po' particolare perché ha le responsabilità nei confronti della propria azienda più che dei clienti. Poi dobbiamo capire se è un amministratore di condominio o un amministratore di azienda. È, cioè, è che una tipo fattispecie di amministratore? un pochino particolare. Andiamo avanti con il prossimo messaggio. Ho contratto con la vostra banca un mutuo a tasso variabile. Posso assicurare l'eventuale aumento del tasso?
Sì, sicuramente sì. Non si tratta di una vera e propria polizza assicurativa in questo caso, ma si tratta di Il principio però è quello. Il principio è esattamente quello. Infatti, giustamente il telespettatore parla di protezione dal rialzo dei tassi. In questo caso è un prodotto un po' diverso. Anche qui prevede il pagamento di un premio, di un premio iniziale che permette appunto di fissare un tetto massimo oltre il quale il suo tasso variabile non salirà in futuro. Quindi, e sì. Come si stabilisce questo tetto? In base a quali parametri e criteri? Nel momento in cui il cliente decide di acquistare questo tipo di protezione, ci sono dei diversi livelli che può scegliere. Chiaramente più il livello è basso, più il costo è elevato di quello che è inversamente proporzionale. Perfetto, se voglio garantire un tetto del 10%, il premio sarà molto limitato. Se mi garantisco un 2%, per quanto ovvio, è la differenza. In pratica noi, in una maniera impropria, acquistiamo il tasso variabile del cliente e gli vendiamo un tasso fisso. Questa transazione prevede che ci sia il pagamento di un premio che copre appunto la massima espansione del tasso del cliente. Andiamo con l'altro messaggio. Avendo dei leasing per l'acquisto di automezzi, posso assicurare gli importi versati come canone per un eventuale rimborso dei medesimi qualora non avessi la volontà o la forza di mantenere in piedi questo contratto? Diciamo che in genere i contratti di leasing hanno già all'interno delle polizze. Però polizze che garantiscano il rimborso mi sembrano difficili, o quantomeno potrebbe essere una nuova frontiera di un prodotto. Esatto, perché no? Sostanzialmente la garanzia di quello che è la stabilità reddituale di un'impresa per il futuro. Noi non abbiamo prodotti del genere. No. Il mercato che garantisca il pagamento regolare dei canoni mi sembra molto molto difficile, perché il tutto dipende da una serie di variabili che sarebbe difficile ipotizzare, e in ogni caso ci vorrebbe una controgaranzia alla base, cioè sulla base di che cosa io rilascio una garanzia a favore tuo. È come se fosse un affidamento che io ti devo dare per garantire il regolare rimborso del premio. È vero, è sempre la garanzia di un caso particolare o di un evento, in questo caso un evento finanziario, per cui dovremmo trovare delle logiche diverse. Però stiamo rimettendo in piedi la fabbrica prodotti nostra, per cui abbiamo anche dei suggerimenti. Abbiamo avuto anche un suggerimento. Chiederemo eventualmente il copyright. Un suggerimento utile. Prossimo messaggio. Le vostre polizze sono più economiche di quelle che fanno le assicurazioni? Beh, la pubblicità è l'anima del commercio, però non è certamente questo il caso di misurare quella che è l'economicità di un'offerta di una banca. È innegabile che è difficile stabilire su una polizza assicurativa quella più economica. Alla base ci vogliono le caratteristiche dell'assicurazione stessa. Per cui direi che le nostre, su alcuni versanti, essendo cumulative, possono essere concorrenziali. Poi stabilire quella che è la più economica diventa difficile. Se noi lo facciamo per un numero importante di clienti, riusciamo a dare dei canoni o delle prestazioni magari migliorative rispetto al fatto che lo stesso cliente vada a sottoscrivere la medesima polizza o la simile polizza in modo unilaterale. Questo può essere la logica del vantaggio competitivo. Sì, l'altro potrebbe essere quello semplicemente di avere, diciamo, maggior comodità magari nel addebitare sul conto quelli che sono i premi, oppure nel gestire all'interno di un'unica relazione sia la parte bancaria che assicurativa. Nel caso morte, quando il sottoscrittore è una persona singola, cioè viene sottoscritta la singola polizza, c'è una serie di analisi, di eventi, di questionari, magari medici, se si supera una soglia di importo garantito, assicurato, ovvero si hanno alcuni disturbi. Quando interveniamo su polizze collettive, l'iter dell'assicurazione è molto più rapida. Non è che assicuriamo un malato che purtroppo potrebbe avere statisticamente delle maggiori probabilità, però c'è una minore rigidità nella valutazione o nella richiesta di documentazione stessa. Quello potrebbe essere un vantaggio di entrare all'interno di una polizza. Vantaggi collaterali, non direttamente sì, collegati sul prezzo, però possono essere in ogni caso percepibili attraverso un maggior valore o una maggiore semplicità. Oggi la semplicità è un valore, non dimentichiamoci, è anche un valore economico. Sì. Il tempo è denaro, per cui. Andiamo con l'altro messaggio. È possibile assicurare i crediti della mia azienda anche se da voi sono state anticipate le fatture? Sì,
Il processo non è così semplice. Non è così semplice significa non è che i crediti possono essere assicurati una volta che si decide di assicurarli, ma ci deve essere un processo anticipato. L'assicurazione del credito ormai è una consuetudine, sia Italia che estero. Alla base però ci sono dei percorsi che devono essere interpretati, cioè bisogna valutare il creditore dell'azienda, la compagnia che assicura questi crediti rilascia una sorta di plafond, per cui una sorta di fido sulla solvibilità di questo credito, viene pagata una commissione di assicurazione e qualora si verifichi l'evento negativo, l'insolvenza, cioè il creditore non paghi, la compagnia assicuratrice si fa carico di subentrare al non pagatore e pagare invece a sua volta il fruitore del credito stesso, e la banca si trova indirettamente maggiormente garantita. Ci sono dei prodotti specifici che servono ad esempio a aiutare, a aumentare quella che può essere l'attività di internazionalizzazione, cioè mirano veramente e decisamente a sostenere le esportazioni attraverso una valutazione preventiva di quelle che sono le caratteristiche di quelli che sono i clienti esteri. In Italia magari se il cliente è di prossimità in qualche modo riesci a conoscerlo, vuoi per la storia, vuoi per le informazioni, il network può funzionare. Quando tu esporti non hai l'immediata conoscenza di chi hai dall'altra parte, così pure se vuoi allargare il tuo orizzonte, per cui sviluppare i tuoi business, hai la necessità di conoscere preventivamente, se non sei sostenuto da strumenti di garanzia tipo lettere di credito, hai la necessità di conoscere la bontà in termini di pagamento di quello a cui esporti la merce. Per cui affidarsi a un'assicurazione non è soltanto una forma di garanzia, ma anche una forma di business, di sviluppo del business, per cui l'assicurazione che ti garantisce il credito estero ti fa già una sorta di pre-scoring di quella che è la solvibilità del tuo futuro cliente, e questo ti permette appunto di trovare degli sbocchi futuri di mercato. Noi disponiamo con delle compagnie, sempre tramite Ter Broker, che come diceva la nostra società di brokeraggio, ma la porteremo in trasmissione pura. La prossima settimana? Una delle prossime. Polizze che vanno verso questa direzione, cioè favoriscono l'incremento del business all'estero anche attraverso servizio di copertura, ma soprattutto servizio di conoscenza, che è una cosa più importante. E magari facciamo anche dei pacchetti abbinati di finanziamento coperti da assicurazione, che vengono poi ceduti a noi. Prossimo messaggio. Posso assicurare la mia carta di credito qualora qualche malintenzionato riuscisse a farci qualche operazione e non pagare l'assicurazione che la carta di credito mi dà? Beh, allora, diciamo che in genere diciamo qualsiasi carta di credito ha già al proprio interno un pacchetto assicurativo. Ma il telespettatore forse non vuole pagare quello, ma la vuole assicurare. Beh, ma è invisibile il pacchetto. Il costo del pacchetto fa parte del canone. È una quota a parte, parliamo di prefisso telefonico internazionale come costo effettivo. Prego, scusa. Sì, no, in realtà sono quelle famose collettive di cui parlavamo prima, quindi sono polizze già stipulate dalla società che emette la carta di credito e che poi i cui benefici poi vengono... Quando diciamo, l'utilizzo della carta viene effettuato in modo fraudolento, in quasi tutti i casi, a meno che non ci sia veramente una inadempienza grave, mettiamola così, da parte del titolare della carta, viene rimborsata la somma mal tolta. Per cui quello significa godere di un'assicurazione. Cioè quella carta l'assicurazione ce l'ha. Non è che il buon samaritano dell'emittente dice oh che bello, mi sei simpatico, ti rimborso il mal tolto. No, a base di una polizza collettiva viene assicurato l'evento fraudolento, diciamo così, su termini percentuali. Purtroppo c'è una diffusione significativa adesso e anche spesso e volentieri ci sono delle regole abbastanza disciplinate che permettono di fare attivare il rimborso sull'utilizzo fraudolento della carta. Andiamo con il prossimo messaggio. Però ne sappiamo tante di cose. Ne sapete tante, è vero. Sto imparando tantissime cose. Anche io mi trovo a riscoprirmi conoscente di tante cose. Anche perché le domande che arrivano sono a volte anche... Ma è bella questa logica della diretta perché ti permette di attivare i neuroni, no? Devono essere sempre in movimento. Occhio, perché può esserci sempre la domanda in agguato. Ma noi siamo pronti ad affrontare qualsiasi domanda. Questo l'ho capito. In termini di sicurezza, i contratti assicurativi fatti da voi dovrebbero essere più sicuri. Perché non sono conosciuti? C'è qualche problematica dietro?
forse fate poca pubblicità. mi sfugge il senso della domanda, nel senso, il problema della percezione a volte della contrattualistica in generale, al di là di quello che può essere il contratto assicurativo che ho usato sempre come esempio, è della parte scritta in piccolo, 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 che non legge mai nessuno e magari dice il contrario di tutto quello che si era detto prima. Non è più così, cioè la trasparenza impone molte regole contrattuali che devono essere rispettate. I contratti delle assicurazioni commercializzate all'interno della banca non sono differenti, perché poi gli emittenti sono sempre assicurazioni stesse. Noi facciamo da intermediari soltanto. Ci sono delle regole dell'ISVAP che non possono essere, per quanto ovvio, disattese. Per cui la sicurezza che sia effettivamente collocato un prodotto dalla compagnia direttamente o da una banca che intermedia è identica. È identica. Altro messaggio, anche perché ci abbiamo velocemente alla conclusione, fate assicurazione. No, abbiamo ancora 4-5 minuti. 4-5 minuti. Ho fatto proprio, ho detto con il direttore. Approvato, presente, dice, approvato a mettermi funzionante. Io ci ho provato a mettermi in crisi, ma invece. Non ce la potrò fare. Fate no, allenandosi, sì. Per la pensione in aggiunta ai contributi versati. La prossima volta. Sì, beh, questo sì. È proprio il tema che tratteremo la prossima volta. Comunque la risposta piccola è sì. Piccola anticipazione. Assolutamente sì. Sì, perché comunque di fatto collochiamo un prodotto che si chiama fondo pensione ed è proprio diciamo il prodotto utilizzato per chi vuole... di accumulo esatto. Di risparmio per garantirsi a una certa data una rendita, un capitale che permetta di integrare il proprio reddito derivante magari dalla pensione. Dunque, per maggiori informazioni soprattutto su questi argomenti seguiteci anche mercoledì prossimo, perché parleremo in questa particolare... è tentata vendita della trasmissione assolutamente la pubblicità è l'anima del commercio. Il commercio però non bisogna dare delle aspettative, facciamo un mestiere dove insomma tentata vendita di immagine, assolutamente, il garante della privacy interverrà. Ho un'assicurazione sulla vita di 14 anni, scadenza fra 4 anni. Posso darla in garanzia per un credito? Se parliamo di una polizza vita come quelle che abbiamo visto nella puntata precedente, quindi diciamo una polizza di investimento, in realtà sì, perché di fatto è un, diciamo, è un titolo, quindi a tutti gli effetti. Per quanto riguarda... Ecco, è chiaro che, allora facciamo un ragionamento, quando noi eventualmente potremmo beneficiare di quelli che sono i flussi derivanti da quella polizza vita, nel momento in cui colui il quale ce lo dà come garanzia ce lo cede, eventualmente dovesse venire a mancare. Per cui non è augurale il fatto di prendersi una polizza a garanzia. Ci sono alcuni prodotti che incorporano i benefici di una polizza in quanto, qualora appunto venisse meno a mancare la fonte di reddito, di fatto prevedono il pagamento a cura della compagnia assicuratrice. Per cui è una forma impropria di garanzia. È una forma di garanzia che viene chiesta allorquando si attiva un prestito, ma a fronte di un prodotto ben specifico. Per cui lo vedo di difficile. Potrebbe essere una maggiore garanzia, ma che più che alla banca serve ai familiari per coprire il prestito che è stato contratto. Perfetto. Per una persona esatto. Intestataria dell'assicurazione. Certo. L'attività sportiva di mio figlio potrebbe arrecare danni a terzi. Posso io personalmente assicurare lui, essendo ancora per poco minorenne? Allora, ci sono delle polizze anche che garantiscono all'interno della responsabilità civile una serie di eventi ricollegabili anche ai figli, per cui bisognerebbe andare a valutare su queste polizze quelle che sono le caratteristiche di assicurabilità. Poi sono polizze specifiche che garantiscono, collettive, che garantiscono lo sport, sono stipulate dalle società sportive e i beneficiari sono magari tesserati o coloro i quali esercitano quell'attività sportiva all'interno del club stesso. Poi detto da uno sportivo, questo è tutto dire, no? Però direi si preoccupa? È giusto preoccuparsi anche dei figli, di quelli che potrebbero essere, tra virgolette, i danni arrecati a terzi. Purtroppo, ahimè, situazioni funeste anche nello sport si verificano. Sto pensando al calcio, degli scontri fatti anche tra squadre dilettantistiche che abbiamo visto che hanno dato anche delle situazioni che si sono poi rivelate drammatiche. Andiamo con l'ultimo messaggio, credo, perché oramai ci siamo. Sì, ci siamo. No, ci siamo perché hanno acceso le altre luci, per cui ci siamo. Abbiamo dei segnali subliminali in questo momento, no? È possibile assicurare con voi anche l'RC Auto? Se sì, siete competitivi?
Sì, è un sinonimo. Allora, possiamo assicurare l'RC Auto. L'RC Auto, parlare anche lì di competitività, dobbiamo sempre valutare la composizione degli eventi garantiti, la profondità e la completezza di quelle che sono le clausole anche per le quali possono scattare le coperture assicurative. Per cui direi sì, ce l'abbiamo come prodotto, abbiamo un prodotto direi molto buono e siamo in grado di soddisfare i bisogni degli utenti anche sotto forma di RC Auto. Però il consiglio è sempre rivolgetevi alla banca, perché ogni persona ha delle esigenze diverse. Tutto quello che abbiamo detto stasera lo sanno tutti in banca, per cui no, ogni filiale direi può essere un ottimo presidio per aiutare a soddisfare i bisogni della nostra clientela e soprattutto per dare i giusti suggerimenti. Poi le cose che non sappiamo non ce le inventiamo, cerchiamo di informarci, ovvero se il collega in quel momento non è così afferrato su qualche tema, abbiamo i servizi della direzione centrale che sono al servizio dei colleghi affinché possano sviluppare un migliore servizio alla clientela. Non è un bisticcio, è un gioco di parole, ma è una roba che sta cominciando a funzionare bene. Prima di salutarci ricordiamo dunque l'argomento della prossima magari completiamo puntata. Rapidissimamente la gamma di offerta sui prodotti di tutela e poi cominciamo ad affrontare il tema spinoso dei fondi pensione. Spinoso perché è di attualità e spinoso perché è complementare a un sistema di welfare che in questo momento, ohimè, potrebbe rappresentare non delle bellissime sorprese per il futuro. Ci salutiamo. Abbiamo finito. Abbiamo finito. Grazie al direttore generale di Banca Tercas, Dario Pilla. Grazie. Poi non sono stato così irreverente come avevo annunciato. No, lei aveva annunciato una puntata un po' più, invece poi si è... Discontinuità, invece, discontinuità nella continuità. Più difficile, non lui si aspettava la puntata più difficile. Noi temevamo la gestione un po' più difficile del direttore. No, assolutamente. Ma poi alla fine ritorno sempre all'ovile, no? grazie direttore. Grazie anche a Piero Lattanzi, grazie anche a voi per l'attenzione. Noi con questa trasmissione ci ritroviamo sempre in diretta mercoledì prossimo. Arrivederci a tutti. Arrivederci.